Adorato e ringraziato ogni momento. Acquista la sapienza, è il titolo di questa ora santa, di questa meditazione. Ci siamo familiarizzati ormai con questa prima delle virtù intellettuali, da cui traggono ispirazione tutti i libri sapienziali che desideriamo sottoporre la nostra preghiera, la nostra meditazione in questi, speriamo, lunghi momenti di preghiera comunitaria che il Signore ci concederà. La sapienza, sappiamo, significa imparare a pensare in maniera simile a Dio, a vedere le cose non in maniera umana, ma in maniera soprannaturale, a saper leggere gli eventi che ci accadono, mai in chiave meramente esteriore, terrena, materiale. In forza della sapienza noi sappiamo che non si muove fuori, che Dio non voglia. Per cui anche i piccoli eventi, lieti o avversi, della nostra quotidianità hanno un senso, una lettura, un'interpretazione, una caratteristica soprannaturale. L'uomo carnale, quando qualcuno lo insulta, si offende e ricambia l'insulto con l'insulto. L'uomo sapiente, come Davide, Davide era il papà di Salomone. E qui vediamo che l'esortazione di oggi comincia: ascoltate figli, l'istruzione di un padre, con qualche riferimento autobiografico. Sono stato un figlio per mio padre ed egli mi istruiva dicendomi. Quindi Davide è stato il precettore di Salomone. A Salomone sono attribuiti i libri sapienziali, in particolare anche il libro dei Proverbi. Noi abbiamo un episodio della vita di Davide molto istruttivo. Quando lui doveva fuggire da Gerusalemme perché suo figlio Assalomone gli si era rivoltato contro, secondo le parole che il profeta Natan gli rivolse a nome di Dio dopo che egli aveva commesso il gravissimo peccato di adulterio con Bezzabea, fuggendo da Gerusalemme a piedi scalzi col capo coperto, gli venne incontro un uomo della casa di Saul, della tribù di Beniamino, Simei, che gli diceva tutti i colori, gli spettava i sassi addosso, la polvere, e imprecava contro di lui dicendogli: maledetto, vattene via, tutta colpa tua, quello che è successo adesso il Signore te la sta facendo pagare. I sovrintendenti di Davide, sulle sue guardie del corpo, i suoi bracci destri, subito dissero, chiesero il permesso, dicendo: Signore, facci tagliare la testa a questo essere spregevole che si azzarda a dire queste cose. Davide rispose in maniera energica: che ho da fare con voi io? Se il Signore gli dice, se questo sta facendo queste maledizioni, perché Dio gli sta dicendo maledici Davide? E vedendo la mia umiliazione, speriamo che abbia pietà e misericordia di me. Questo è un uomo sapiente. E questo è il grande dono della sapienza. Capite che è per questo che si dice, cioè qui non c'è niente che sia paragonabile a un bene tanto grande, no? Allora, l'esortazione di oggi: acquista la sapienza, non dimenticare le parole della mia bocca, non allontanartene mai, non abbandonarla ed essa ti custodirà, amala e veglierà su di te. Noi sappiamo che la sapienza non è altro che il modo di pensare di nostro Signore Gesù Cristo, che è la sapienza increata e fissata.
fissando anche gli occhi sulla sua vita, ecco, fissando gli occhi sul crocifisso, noi abbiamo molto da imparare, no? E realmente la sapienza prospetta una visione delle cose, del mondo, completamente opposta a quello che ordinariamente pensiamo. Pensiamo, guardiamo sempre con molta attenzione il crocifisso, che San Paolo definisce stoltezza per i pagani, cioè per la gente che non vede le cose con sapienza, ma ci rendiamo conto di che significa, cioè noi diciamo che quello che sta in croce è il figlio di Dio. Stoltezza per i pagani significa: ma ti pare che il figlio di Dio è così stolto da andare a morire come l'infame degli uomini, la sofferenza inaudita? Ma che cos'è questa cosa? Qual è il senso di questa cosa? Eppure noi sappiamo che chi è morto in croce è il figlio di Dio, quindi c'è un capovolgimento, ecco, della interpretazione della lettura dei fatti, no? Tanto è vero che San Pietro, quando seppe di essere condannato all'onore della stessa morte del suo Signore Gesù, si fece crocifiggere al contrario, a testa sotto. Per due motivi: il primo, perché non si sentiva degno di fare la stessa morte del suo Dio e Signore Gesù Cristo, ma il secondo perché voleva provare a vedere come vedono le cose le persone del mondo, tutte quante al contrario, completamente invertite, rovesciate. Ciò che per il mondo è bene, per i cristiani è male, e ciò che per il mondo è male, per i cristiani è bene. Ciò che per i mondani è una disgrazia, per noi è una grazia, e ciò che per i mondani è una cosa bella, non è una cosa brutta. Pensiamo, per esempio, oggi abbiamo ascoltato una messa del Vangelo di San Luca, no? Gli evangelizzatori che vanno senza niente, addirittura senza sandali. Quando San Francesco lesse quel brano, siccome c'aveva ancora una specie di tisuole con qualche laccio nei piedi, si tolse pure quelli, no? Ma per la gente del mondo quella follia è lo stato puro, no? Per la gente del mondo è una bella notizia se io faccio, come si chiama, il jackpot al Super Enalotto, che vinco qualche milione di euro, ecco. Non che resto senza niente perché la mia unica ricchezza è Gesù, no? Questo lo sappiamo. Ecco, come si fa ad acquistare la sapienza? Il brano di oggi conclude, concludiamo anche noi questa breve meditazione, con un monito un pochino dimenticato, specialmente dagli uomini del nostro tempo. Attieniti alla disciplina, non lasciarla, praticala perché essa è la tua vita. Cos'è la disciplina? Quando noi pensiamo alla disciplina, pensiamo, per esempio, in maniera un po' estremizzata, a una caserma. In caserma è tutto quanto assolutamente ordinato, orari rigidi, cerimoniali rigidi, regole forti, ferme. Ma certamente non occorre andare in caserma né vivere come, ecco, militari in borghese per acquistare la sapienza, non è questo il senso di questa esortazione. Vero però che non si può acquistare questo dono se non si abbraccia uno stile di vita ordinato e regolato. Che significa? Già la Chiesa ci dà alcune indicazioni, no? abbastanza chiare. Vuoi stare nella legge di Dio? Per esempio, bene, devi pregare tutti i giorni, la mattina e la sera, ringraziare quando ti metti a tavola perché mangi, andare a messa la domenica, confessarti e comunicarti almeno una volta all'anno. Questo è proprio lo stretto indispensabile. Chi fa questo bene fa qualcosa, però capite, pregare tutti i giorni, la mattina e la sera, 5 minuti della mia giornata la mattina e 5 minuti della sera appartengono al Signore. Non mi metto a mangiare senza fare almeno un segno di croce e ringraziare il Signore perché mangio. Questo lo faccio sempre.
passa la domenica, la festa comandata, senza che io non santifichi, per quanto mi possano stare. Fare questo sempre, quindi con metodicità, non una volta sì o una volta no, significa vivere in maniera disciplinata. Poi ci sono dei gradi superiori. Non mi accontento soltanto di andare a messa, ma io voglio fare la comunione quando vado a messa. Quindi vuol dire che dovrò familiarizzarmi con il sacramento della confessione, non accontentarmi di una volta all'anno, ma farlo magari una volta al mese. E oppure se ho commesso qualche grave mancanza, voglio farmi la comunione anche più spesso, e questo regolarmente. No, io voglio diventare santo, ma se vuoi diventare santo dobbiamo stringere i rapporti con il nostro Signore, vuoi acquistare la sapienza, arrivaci da solo, cioè il Signore ci ha fatto il regalo della sua presenza eucaristica, la messa per grazia di Dio anche in questo piccolo paese viene celebrata tutti i giorni, noi non sappiamo fino a quando il Signore concederà la grazia anche a questa nostra terra, no? Ci sono molti posti. Se non voglio dire queste cose per angosciare nessuno, in numerose nazioni d'Europa, ma anche in Italia, dove non c'è più la grazia della messa quotidiana, che è una grazia immensa per una terra o per un paese, no? Se uno è capace di andare metodicamente a messa tutti i giorni, di pregare cosare tutti i giorni, queste cose qui, l'importante è che ci sia sempre una disciplina, cioè io mi metto davanti al Signore e dico: bene, quanto vicino voglio stare a te, quanta sapienza voglio acquistare, lo stretto indispensabile per vivere lontano dal peccato, beh, mantengo la crescita generale della Chiesa, un pochino di più, quindi voglio vivere un campare un po' meglio, faccio un pochino di più, voglio diventare santo, faccio ancora di più. Ecco, questa disciplina è assolutamente fondamentale, perché non posso mai si acquisterà minimo di sapienza se lasciamo che la nostra vita proceda a casaccio. Come mi sveglio la mattina, così la giornata funziona. La nostra giornata deve essere certamente in maniera non rigida, elastica, perché possono succedere tanti inconvenienti, tanti imprevisti, però deve avere, come dire, una forma, una struttura a cui sia anche con un pochino di fatica faccio l'esperimento, perché la sapienza è il premio di questa disciplina. Tieni la disciplina, non lasciarla, praticala perché essa è la tua vita. E questa esortazione si trova proprio al culmine dell'esortazione primaria di questo testo, che è: acquista la sapienza. Se non hai una vita ordinata, disciplinata, è molto difficile che questa luce divina che ti permette di vedere le cose come Dio le vede entri nel tuo cuore. Ecco, in questo tempo che stiamo considerando davanti a Gesù, pensiamo anche a questo, pensiamo a com'è la nostra vita, pensiamo a quanto desideriamo questa sapienza e a quanto siamo disposti a investirci. Stimala ed essa ti esalterà. Sarà la tua gloria se tu la accetterai. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento.